Il programma è realizzato in collaborazione con Minotti Cucine, Zenato Azienda Vitivinicola, Turri Olio di Frantoio dal 1951. Bellini, particolare e inconfondibile. Autunno, tempo di castagne, tempo di funghi, tempo di carne, di piatti sostanziosi, no, Massimo ha pensato al pesce. Pesce abbinato addirittura alle nocciole e ad altri ingredienti che veramente mi hanno stupito, mi hanno lasciato senza parole. Pensate, con una preparazione molto semplice sta tirando fuori un piatto. Allora, facciamo così. Questi intanto sono gli ingredienti. 4 filetti di orata, 2 albumi d'uovo, farina, granella di nocciole 50 grammi, peperoncino, aglio, 400 grammi di vongole veraci, un bicchiere di vino bianco, 200 grammi di pomodorini cirio, 50 grammi di polpa di pomodoro, un mazzetto di prezzemolo, sale, pepe, olio extravergine di oliva. Vediamola allora questa orata. Ben ritrovati, sarà la nostalgia dell'estate, ma oggi vi preparo un filetto di orata in crosta di nocciole nel mese di novembre. Procediamo pure. Di filetti di orata li passiamo subito nella farina, in questo modo, nel bianco d'uovo e un battuto di nocciole, solo dalla parte della pancia. Benissimo. Nel frattempo, una padella, uno spicchietto d'aglio e andiamo a prendere le nostre vongole veraci. Benissimo, alziamo la fiamma. In un'altra padella, dello scalogno, del peperoncino fresco, olio extravergine d'oliva del Garda, dei pomodorini cirietto, che andiamo a tagliare a metà. A questo filetto d'orata, oltre alla crosta delle nocciole, diamo un tocco particolare, un tocco mediterraneo. Voi sapete che la cucina mediterranea è apprezzata in tutto il mondo, quindi il pomodorino, il peperoncino, l'olio di oliva. Parliamo di territorio, quindi ho utilizzato quello gardesano, rispettoso e delicato. Le vongole sono già aperte. Perfetto, ancora un minutino. Cambiamo padella. Andiamo in cottura col filettino dorato. L'adagiamo sempre dalla parte della pancia, in questo modo risulterà croccante. Lo scalogno pomodorino è già imbrunito. Vado a riprendere le mie vongole. Lascio anche un po' di fondo di cottura. Togliamo chiaramente l'aglio. Bene, una spadellatina, prezzemolo che dà un contributo erbaceo e anche un po' di colore al nostro piatto. Ancora un goccino di olio, sempre naturalmente extravergine gardesano. Colloquistiamo la nostra orata dal pescivendolo, toccando, facendo un po' di pressione, sentendo la polpa soda, mantenendo comunque l'orata asciutta, l'occhio ben esposto all'esterno, sono sinonimo di freschezza del prodotto. Abbiamo le basi pronte, procediamo con la preparazione del piatto. Profumatissimo, un po' di sale, pepe, assaggiamo il nostro brodetto, bene, con una presina di sale. Pronti a piattare. A questo punto manca solo l'ingrediente, altro ingrediente fondamentale, un po' di fantasia. Utilizziamo un piatto concavo al centro, bene, il nostro filetto di orata bello sodo, perfetto, un po' di prezzemolo. Cari amici, bellissimo il piatto, profumato. A questo punto a te Stefano per l'abbinamento del vino. Dunque, l'orata, le nocciole, le vongole, ma
Io Massimo pensavo a un Lugana, ma non un Lugana qualsiasi, il classico di questo tipo di vino, una Santa Cristina di Zenato, perché le note floreali, fruttate, che sentono il lago di Garda, che si trasmettono nel pesce, o del resto il Lugana è il vino del pesce per antonomasia, anche se non è detto, si sposa benissimo con tantissimi altri piatti, certo che te sei proprio bravo, ma come te li inventi tutti? Ma innanzitutto Stefano, semplicità, semplicità, per me questo è sinfonia di sapori. Sono andato al mercato, ho preso una bella orata fresca, ho controllato il prodotto, due vongole veraci, 5 minuti di cucina, tanto anima e cuore, come direbbero a Napoli, tanta passione e questo è il risultato. Sinfonia compiuta allora, all'insegna della semplicità. Se volete rivederci andate su YouTube, digitate Sinfonia di Sapori e rivedrete tutto quello che Massimo ci prepara ogni settimana. Salute e ci vediamo la settimana prossima. Particolare e inconfondibile. Minotti Cucine. Zenato azienda vitivinicola. Turri, olio di frantoio dal 1951. Vi ringraziano per l'ascolto.